Gioco uno scarto non comune che non mi fa vantaggio, perché questo Nightmare è completamente inutile. Poi, Via di Ures, Trionfo è scarso, 3 Cavalieri, Via Braith, Via Vran. Presto ragazzi, 2 Invoke the Spare, un Karn, un The One Ring, forse 2. 2 Languish va bene, andiamo a mettere dentro un drop a 1 nuovo che è quello che fa tesoro. Quello che fa tesoro. Poi Assimilator, almeno 3. E Deadly Dispute. Deadly Dispute dentro. Poi fuori un Editto, fuori un Titan Blade. Io continuo a pensare che siano troppe 4 Shelly, ne giochiamo 2. Poi 24 terre minimo, via le Necropoli dentro. Dentro Takenuma, Hive of the High Tyrant in 2x e basta, forse bastano quelle, quindi insieme a 20 a 21 paludi. Abbiamo 2 slot, in questi 2 slot andiamo a mettere dentro Trespasser. 2 Trespasser per gli aggro. Ora andiamo a settappare le rimozioni. Abbiamo 2 coltelli d'incarne di side, quindi non ci serve Titan Blade in questo meta. Dentro 2 Knight, non 3. Dentro 3 Deadly Dispute. Gli Assimilator possono salire a 4, punto di domanda? Forse sì. Ma a questo punto andiamo a prendere a giocare in questo mazzo qua. Ruba pensieri. Tuxedo. Almeno in 3x. E poi un Lord Skitter, 3 Shelly. Dovrebbe essere così. Poi se vogliamo possiamo mettere una push in più e un freebooter in meno. Sì, proviamo così. Proviamo così. Che poi magari farà 0-3 anche questo, però mi sembra un po' più setappato. Metti la terra che sacrifica per creatura per 2 mana. È inutile in questo mazzo, ragazzi. Farà turno 2 Shieldred non vuol dire niente. Soprattutto se sei contro controllo e ti fanno removal a 2 mana. Piuttosto devi setappare. Beh, abbiamo anche altre 2 removal. Quindi ho detto 4 push mi sembrano un po' pesanti. Guardate che questa è già un'altra partenza rispetto a quelle di prima, eh. Ok, mono white life gain. Toxize. Recommission. Breaker. Vai. Dovrebbe aver già perso lui. È vero, non abbiamo messo Liliana. È vero, assolutamente. Lily è assolutamente necessaria, Lily. Lily è assolutamente necessaria, avete ragione. Sono stato scemo a non metterla. Oddio, ma è vero che siamo anche più aggro, però. Però effettivamente contro controllo. Sì, contro controllo servirebbe. Gioca 117 carte, sì. Perfetto. Via. Vai. Beh, lei funziona, quindi. Ce ne faremo una ragione. Pridemate. E non sta facendo l'altro per qualche motivo. Vabbè.
Vai. Dovrebbe fare questa. Se noi troviamo la quinta e lui fa questo più questo, abbiamo stravinto. Sì. Incanti Sheoldred. Perché non incanta Shelly? Alleluia. Dopo. Vai. Boh, basta una terra a noi. Fine. Chi mi manda i messaggini? Che ha fatto? Ha guadagnato tre vite? Allora, terra arrivata. Allora, non te la prendere, Luca. Ma io un evento con. Non trovo mai mazzi budget o gente che gioca 200 carte come gli Oppi contro i tuoi. Io ranco a Mythic giocando a cazzo quando non ho le risorse per fare eventi. Mi oppono sempre mazzi completi competitivi. Capita molto raramente di trovare mazzi budget. Poi, boh, sarà un caso. Confermo, è un caso. Ieri abbiamo giocato contro due mitici nello stesso evento. Quindi è proprio un caso. Magari giochi anche in orari diversi. Perfetto. No, non me la prendo, ragazzi, anche perché so benissimo che non c'entra niente il rank in evento. È proprio una leggenda che si sono inventati per caso. Anche perché, come avete visto, negli ultimi due eventi abbiamo fatto 7-7, 2-9 e 3, 12 partite dove avevano tutti i mazzi normali. Quindi non è questione di prendersela o non prendersela, è la questione che le cose vanno dette davvero come stanno, non a caso. Tutto bene, Tappo, come state voi? Quando è che fate la prossima live? Ma se al posto del ban facessero degli sban, sarebbe comunque una situazione brutta, sì, secondo me sì. Secondo me sì, ragazzi. Sarebbe comunque una situazione particolare. Nel senso che vuol dire che accettano il fatto che questi formati stiano fermi, tendenzialmente. E non credo che sia quello che vogliono loro. Credo che sia proprio un errore. Disputa su questo The War Ring. Perché no? È inutile tanto, no? Ottimo, ottimo, mi fa piacere, Tappo, dai, buona live allora per domenica, mi raccomando, divertitevi, e divertitevi tanto. Vai, Oppo, tocca a te. Questa tanto ce la fa macinare. Anche perché non credo che voglia regalarci ancora più vite. Va bene. Ci attacca per 5, per 6. La questione degli orari fa tanto. Ma guarda, ti dico io perché. Se fosse vero che facesse tutto il rank, prova a pensare a Tortello. Perché Tortello fa 4 playing points al mese? E mi dice anche lui la stessa cosa mi dici tu. Io non becco mai gli oppo che trovi tu.
Raga, è una questione di orario, secondo me anche di mentalità a un certo punto. Cioè, se pensi sempre che tutto vada male, andrà male. Secondo me quello c'è tanto in arena. E poi, raga, fa tantissimo, ripeto, gli orari sono incredibili da questo punto di vista. Ma sì, ma lui è morto, ragazzi. Sta giocando un po' a caso. Non lo so, Spune sia, io gioco sempre a questi orari e non vedo differenze, gioco sia al mattino che al pomeriggio. Quindi, secondo me di notte è sempre il momento migliore, però. Di notte è un piacere. Quando c'è meno gente italiana è proprio un piacere. Vabbè, questa partita è finita. Anche perché non può farmi pescare lui. Ma infatti di notte si gioca meglio, ragazzi. Cioè, è molto più facile fare il risultato. Farei così se è possibile. GG. Vai. 1-0. 1-0. Esatto, palestra, non esatto. Poi comunque voi sottovalutate una cosa che però capisco, non è una cosa che ho mai detto se non all'inizio del mio streaming. Io all'inizio facevo mitico, ho fatto del periodo in cui facevo mitico, le prime streamate che facevo mitico e c'erano ancora gli eventi vecchi e comunque i matchmaking c'erano ed erano uguali. Si trovava quello con 100 carte come quello che gioca a caso, quello che non sa giocare, che sa giocare come un pro, eccetera, eccetera. Non cambia niente, è semplicemente randomico e in base a chi è in coda con te in quel momento lì. Ma sì, questa la mallico. Però in realtà se peschiamo una creatura non è male. Boh, proviamo. Proviamo. Allora, se tornassero gli orchetti come prima, non te lo so dire perché non esisteva Discover. Secondo me farebbero un gran male a sbannare cose che possono impattare sul formato ancora in modo negativo. Tipo, no, ho tenuto una mano di removal, siamo contro control. Oh, bella però la pescata. Non lo so, ragazzi. Secondo me quello a cui devono puntare adesso è il ban di Discover. Cioè, Discover deve sparire. Discover l'hanno cannato, ne prendano atto e ragionino di conseguenza. Non si possono permettere di lasciarlo legale, ma neanche un attimo in più, eh. Neanche un attimo in più. Cioè, Discover è proprio sbagliata come meccanica. Chissà se mi fa charm qua sopra. Sarebbe così perfetto che lo facesse ora. Cosa ne pensi di Fate? Ce l'ho tutto foil, quindi penso che sia un bel mazzo. Non Ubi però, mono blu. Ubi non mi piace. Ubi lo capisco, ma non mi piace. Quello più terra, tipo. Altra disputa. Altra disputa che però possiamo fare. Ma lo facciamo dopo. Sì, facciamo dopo. Toxis. Counter spells. E come fai a fare una rule apposta? Come fai, ragazzi? Non si può, eh? Cioè, se fai un ruling apposta per. Se fai un ruling apposta per una regola come Discover, come la cambi? Cioè, come l'avevo pensata io era che si può discoverare solo una volta. Cioè, anche se tu fai 10 carte con Discover, puoi discoverare solo una volta per turno. Ma se la cambiano così, cioè devono cambiare il testo di carte appena uscite, raga. È pesantissima come situa. E intanto, guardate che questa, se lui non ha top deckato, questa Scioldred, zitta zitta, gli fa malissimo. Può fargli 4. Allora, 2 sicuro, ma tanto poi recupera vite. Allora, può fargli 6 danni potenzialmente questa Shelly attualmente, se lui non ha Wandering Emperor adesso. Palestron, io ho fatto anni a giocare Modern, quindi sì, decisamente sì. E ti dirò, la cosa più brutta che ho mai visto è Magic competitivo, cioè proprio è da roderti la vita. Rincorrere Mitico tutti i mesi, andare tutti i mesi a fare l'obiettivo Pro Tour, l'obiettivo PTQ. No, preferisco vivere.
Preferisco paurosamente vivere e a giocare a Magic in modo più tranquillo. Anche perché poi ti ammali e stai male, hai una vita del cazzo e non, no, non è quello che voglio fare io nella mia vita. Voglio vivere tranquillo. Che fai? Kalim? Avrai una counterspell sul mio anello, quindi scopriamolo. Sì, ce l'avrà sicuro. No, non ha counter in mano, buono, vai. Vediamo come risolve questa Shelly. Fa un Teferi? No. Me la lascia in campo con anello giù. Finché non lo provi, Palestron, e non capisci che il mondo è pieno di ladri, di imbroglioni e che anche Magic... Oh, incredibile, che l'abbiamo vinta. Pazzesco. E che anche Magic purtroppo ne è pieno a livello cartaceo. Poi giocare cartaceo è bellissimo, ma ti dirò, tra un PTQ, un torneo gigante e un torneo tra gli amici dove si è in 10 o anche 15 nella stessa casa, giocare allo stesso gioco divertendosi, scelgo sempre gli amici. Scelgo giocare con gli amici, giocare con la mia ragazza. Il resto non vale niente rispetto a quelle robe lì, secondo me. Anche perché tanto non si... nessuno di noi è un pro player. Quindi prima di essere a quel livello lì devi spendere tantissimi soldi, tantissime energie e rischi di non vivere troppo a meno che non sia il tuo lavoro. Infatti conosco un sacco di gente che si ritiene super forte e sbagliando, tra l'altro, e vive la sua vita in quella maniera lì e costantemente piange perché non ottiene i suoi risultati, sta male. Vive proprio male la sua vita. Io non voglio essere così. Non voglio, non voglio. Proprio non ha senso. Io voglio vivere normale, voglio star tranquillo nella mia vita. Non ho bisogno di piangere tutte le sere perché ho fatto mitico ma non arrivo a fare il Pro Tour. No, non è quello che voglio. Lui è mono white. Qui arriva una purga grande come una casa, mi sa. Quindi aspetterò a fare trespasser. Sì, quasi Lokir, quasi purtroppo sì. Quasi purtroppo sì. Conviene pusharmi il greedy, vero? Che metti che in cima c'ho anello Shelly. Terra no. Vai. Vediamo se ha già vratta. Vabbè, Palestra non esistono neanche più. Qui ci sono tre negozi in tutta la provincia di Mantova e uno sta per chiudere. Purtroppo la gente non ci va più. Non ci va più nei negozi, non va più a spendere il proprio tempo come lo spendavamo noi. Allora, adesso rivorrei la terra che ho mandato via, sinceramente. Perché ci sta mettendo una prescia un po' alta lui. 5 mana. Combat, devo fare disputa. Vediamo se fa wandering. No, vai. Peschi. Targhetta. Perfetto. Due carte, grazie. Le terre! Faccio Languish. Cioè, faccio editto lo stesso, Anche se non pesco terra. Abbiamo Assimilator. Ah, è quasi impossibile, non è molto raro. O li costruisci tu, fai capire ai tuoi amici che cosa può essere questo gioco, oppure è difficilissimo. Vai. Vediamo se ha già Vratta in mano per vincere. Gli basta una White Sun, un Farewell, quello che vuole. Gli basta veramente poco, anche un altro Emperor. Queste sono due carte morte contro di lui. A meno che faccia White Sand Twilight, allora no. Beh, avesse avuto Wandering l'avrebbe fatta prima, no? Vabbè, rischiamo. Devo buttarlo giù d'altronde. Non ce l'ha. Creature nei cessi, zero, vero? No, una. E allora?
Reprieve. Interessante considerando che c'è Shelly in campo. Va bene. Quindi guadagni 3, perdi. Vediamo se hai pescato Vratta. Ciao, Psycho! The Warring con Shieldred in campo. Va bene. Ah, il freebooter lo facciamo. Vai. Dovresti far Vratta adesso. Facciamo un torneo qui da me. Ho casa libera. E quindi facciamo un bel torneino stasera qui da me. Lui, se non ha un riciclo di anello, un'altra vita guadagnata, è morto on board. Quindi non capisco cosa stia pensando di fare. Perché se pesca abbiamo trespasser, eh. Quindi avrà un riciclo di vita in mano. Perché adesso una vita la togliamo. Ah, se volete venire, Psycho, avete un mazzo, sì. Ma lui non si è appena suicidato, ragazzi, se non ha removal su... Avrà soul partition su anello. Per forza deve averla, se no è morto. Purtroppo no, Geraldo. Purtroppo no. Nick. Faremo un raduno prima o poi. Si può rankare? Ah, puoi rankare su Alchemy. Tutti i giocatori rankano solo su Alchemy ormai perché è l'unico formato rankabile. Anche standard, se sei molto bravo a giocare standard. Ok, fa soul partition su quello e poi lo ricasta. Chissà se si ricorda però che trespasser se attacca comunque fa removal. Cioè fa danno. Vabbè che ha un sacco di mana, se ha 8 mana può fare quello più wandering. Ah, c'aveva approach pronto. Ok. Quindi dobbiamo resistere fino a che arrivi con l'approach lì. Va bene, è proprio la mia lista tra l'altro, bello. Combat. Allora, Shelly e Freebooter. E andiamo a fare anche questo Assimilator, credo. Tanto lui poi fa anello. Andiamo a fare Assimilator pesante. E gli diamo una vita. Perché andiamo a togliergli per sicurezza Union of the Third Pact. Vai. No, tanto vale fare tutto. Tanto vale fare tutto perché lui comunque fa anello, ma non è detto che abbia Vratta in mano da 4. Quindi se poi noi stappiamo, lo uccidiamo. Certo, se fa Vratta ora è un disastro. Vediamo se fa White Sun. No, fa anello. E a 5 mana può fare anche Sunfall. E una vita la perde. Ci piace. 4 carte sono tante. Che sfiga. Siamo morti. Siamo morti, ma in realtà è morto anche il suo Wandering. Quindi è una scelta un po'. È per guadagnare due vite più che altro, immagino. Però forse non ha considerato che Shell. Che lei, Assimilator, ha. Minacciare, sai? Ma forse non l'ha considerato davvero. No, dovresti vederli, Psycho. Non so perché non li vedi. Non ho fatto niente io. Hai visto Loki? Io gioco così di solito Mono Black. Cerco di renderlo più sinergico possibile. Adesso. Vratta, fine. Abbiamo perso. Abbiamo perso perché vince di approach. Sì, pesca di Anè. Posso pescare Invoke the Spear? Se pesco Invoke the Spear, vinco io. Non è Invoke the Spear, quindi siamo morti. Sì, vince lui di Approach of the Second Sun. Ho solo approccio. Sì. Vince di approccio adesso. Perché lo pesca di turno, pesca con anello, addirittura revitalize. GG, bella. Il mio mazzo è sempre bello, Blood Moon. GG, bello. Bello, bello, bello. Blood Moon. Mono. White. Control. Chi è? Tyler! Grazie mille per il settimo mese. Grazie di cuore, Tyler. Grazie, grazie, grazie e buonasera. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Grazie Tyler. E grazie a tutti voi che siete qui. Ne approfitto. Vai. Vai, vai, vai.
Alan e MTG Cards. Keep. Non è una bella mano. Ma se per caso arrivasse la removal a due mana che mi tiene in vita, se può fa. Contro l'ennesimo controllo. Verdict. Vai. È l'unica cosa che toglie Shelly attualmente. Tutte e due le volte abbiamo pescato Vratta contro Control, mannaggia. Mannaggia. Però Trespasser è free. E lui deve fare per forza terra stappata, ma tanto ce l'ha, che gli frega. Però togliamo intanto quella. A parte che si tappa fuori. Quindi se non ha pescato effettivamente una Vratta qui, a noi va anche bene questa giocata. Tu dopo. Shelly, speriamo che non abbia removal. Ciao Lokir, grazie a te caro, grazie mille. E removal non ce l'ha, per ora. Quindi Shelly i suoi 6 danni dovrebbe farli. Se fa questo potrebbe avere Lightning Helix, lui che gliene deve far riguadagnare 3. O Soul Partition, ma lo scopriamo immediatamente. Lo scopriamo immediatamente cosa si è andato a pescare. Beh, credo che ti farò pescare delle carte, Oppo. Teoria con Shelly in campo è buona come cosa. Vai. Poi hai veniamo di Hive. Vediamo qual è stato il tuo top deck. Beh, Mizzix Mastery per rifare Iteration dal cesso, va bene. Vuol dire che ti facciamo 6 danni, Oppo. In teoria 6 danni dovrebbero entrarti. Anzi, se non fai neanche una terra stappata, te ne facciamo di più. Guarda come ha buttato una Lightning Helix perché giocano Iteration, che è una spell del cavolo. Speriamo non abbia removal sulla mia Hive of the High Tyrant, però. Perché se ce l'ha, è un casino. Perdiamo 3 danni di un aggressore troppo importante. Qualcosa... Aldamaro, grazie mille per il terzo mese, grazie mille di cuore Aldamaro, grazie. Vediamo se ce l'ha. Ce l'ha. Ah, su Shelly però. Su Shelly? Interessante su Shieldred e non sull'altra. Adesso può pescare due libero lui. Però attenzione, se pesca due libero... noi ci spacchiamo il freebooter, Trespasser se lo mangia... Non è così scontata come cosa. Quindi noi intanto continuiamo a menare finché si può. Terra, temeno. Tu dovresti rubarmi il freebooter. Dovresti, in teoria. Mi fai Elika? Aggiungo mana. Mi pesca due adesso lui. Pesco di turno. Terra male. Vediamo se mi ruba il freebooter. Non credo che andrà a 8. Vai. Io pusherò il mio freebooter, credo. Il problema è che adesso senza Shelly e senza pezzo animabile vince lui. Anche perché gli basta uno snappo Elika e già snappo Elika ci manda al baretto. Vediamo. The One Ring ancora di più. Però chissà, magari questo The One Ring ci permette di andargli a mangiare una vita adesso. Non sta purgando, vuole purgare in un colpo solo. Quello dovrà essere l'aggressore finale, vediamo se ha Counterspell in mano. Figa, se ce l'ha un casino. Glutton che gli mangia due vite... No, non abbiamo creature, allora gli mangiamo il flashbackabile in teoria. Vai. Adesso mi aspetto che peschi di anello. Poi purgherà, ovviamente. Quindi Oppo a 7. Devo trovare il modo di... va bene? Di proteggere il Knight, ma il problema è che c'è quello adesso. E una Elika ci manda sulla luna perché The One Ring gli fa il vantaggio. Quanto è forte adesso Elika in Historic, mamma mia. E poi vorrei una delle mie Invoke Despair anche, tipo, no? Visto che non abbiamo ancora vista una in tutte le partite. Solo le Languish troviamo. Morti. Proviamo a fargli tirare quella purga, ma moriremo. Moriremo male.
moriremo male. A meno che lui si suicidi lentamente di anello, cosa che non credo. Cosa che non credo mai. Vai. Tutto a 5. Evita, non può guadagnarle finché c'è il Knight. Purga, giustamente. Quindi adesso lui cercherà sempre di counterare o sparare prima che Knight rimanga in campo. Oracle of the Alpha? Certo che l'hai fatto. Ma non è pericolosissimo Oracle qui per te? Tipo muore da push. Disputa molto bene per noi. Lui pesca di anello, va a 2. Non può guadagnare vite finché c'è il Knight. Quindi o ricicla l'anello o spacca Knight. Vediamo. Purga. Quindi cercherà di guadagnare vite, immagino. Non lo so dire, ragazzi. Per me le fetch non saranno legali, quindi non lo so davvero dire. Boh, ci provo, ma tanto qua counter. Sì, ci sta. Così non muori di anello. Però vuol dire anche che non hai removal sul Knight, no? Però la pescherai. Tanto se adesso trova snappo è la fine. È la fine se trova snappo. O sul partition, o chi per lui. Se le fetch saranno legali, Jeskai non sarà più forte di UV. Non avrà le fetch, quindi è un po' difficile. Le avrà UV. UV le avrà perché ha le prairie. Ma Jeskai non ha le rosso-blu, quindi non, no, non credo. È vero che ti puoi andare a fetchare il trioma in UV, però, quindi potrebbe già fare turno 1 trioma sempre. Quello sì. Quello sì. Proprio. Oh, se si suicida di anello è incredibile, cioè vuol dire che non ha pescato un altro anello o un modo di blinkarselo in 1000 turni. Infatti. Però cosa vai a prendere? Ok. E poi? Devi avere Elika. Beh, snap o Elika removal, quello che vuoi. Ti basta qualsiasi cosa adesso. Bianca blu ce l'aveva, sì. Vediamo se si trova un altro anello. Cos'è? Commit? Quindi fa commit memory lui. Proverei a farglielo fare dopo, ma... Che volete? Moriremo. Moriremo. Avrà sicuramente counterspell. Cioè vorrei che lui lanciasse questo, in risposta gli faccio editto e vediamo cosa succede. Solo che lui adesso prende le P9. Quindi boh. Non so se basta. Cioè secondo me vince comunque lui. La prairie è bianca-blu. Non fai commit? Cioè memory l'altra parte di commit. Adesso si prende counter, spell e vince. Black Lotus. Sì. Ci proviamo! Counter persa. Ci fa pescare? Ma pazzo! Ma mi fai pescare anche a me così? Pericolosissimo quello che ha appena fatto Oppo, eh? Dove, lasciate stare che lui può avere Time Walk, può avere quello che vuole, però... Però, se io adesso gli faccio Toxize e lui me lo countera e non countera Invoke the Spear, è morto, eh? Vediamo che fa con questa Narset. Fa un altro commit e vince. No, però commit è qua. Se non ne ha un'altra copia, no. Quella non ti fa niente, Oppo. Ok, The War Ring ti protegge. The War Ring è un problema. The War Ring è un problema.
Però Mizzix no, in teoria. Cioè dovremmo costringerlo a fare Vratta qua, no? Vai. Tanto siamo anche open di disputa, che però non possiamo usare bene. Vai. Adesso sono proprio curioso di vedere cosa fa. Mox l'hai fatto. Ma farà Time Walk a un certo punto per forza. Ok. Sapphire. E lo casti. Un'altra Narset. Manigoldox, sì. Purtroppo è così adesso il formato fino a lunedì, almeno. Speriamo che poi da lunedì cambi. Farewell! E lo casti, Oppo, quel Farewell. E lo vuoi castare, quel Farewell. Ok. Disputa, anche se non peschiamo due, ne peschiamo una. Se non ha Elica. Adesso rifà Farewell, vi immaginate? Allora, non deve avere Elica in mano. O counter che fa guadagnare vite. Abbiamo vinto. Beh, non mi lamento, direi. Vabbè, può pescarla ora, sì. Vediamo se pesca counter. Pescato? Ha pescato counter? No. Voilà. Come diceva il buon Bud Spencer. Voilà. Beh, noi abbiamo appena vinto contro un Oppo che giocava quasi vintage e che ha cercato di fare la combo Narset ed è morto della combo di Narset. Queste sono Satisfaction. Proviamo a chi parla questa. Vai. Grazie, Fob. Grazie per i raid donati. Cade tutto. Persino Karn contro Maghi o Mono Red, Lolabe. O Lolabi. Contro Gobby. Gobby male. Ah, c'è anche Monsley. E lo fa ora. Gran top deck però. Gran top deck. Non credo di rivolerla, forse potevo lasciarla anche lì. Questo lo spariamo. Questo mi spara lo Shieldred. Dobbiamo pescare la quarta terra più che altro. Che se pesco la quarta terra magari vado a fare Karn, vado a prendermi un paio di coltellini. Beh, qui è meglio... Il fatto che non possiamo pusharlo. La vedo dura. Mi serve Grave Digger. Perché se fa terra Muxus siamo morti, eh. Devo pescare terra. Faccio Karn che va a prendere Grave Digger in quella maniera lì. Oppure continuo a pescare finché non arriva Languish, ma non so se sopravvivo fino lì. Ah, siamo già morti se non peschiamo Languish.
A terra c'è. Anche Silex potrebbe essere un'idea. Ma non faremo mai in tempo a farla. E lui ha 1000 pezzi rapidi già. E quindi GG per te. Costa 3. Possiamo fare un altro anello però. Vai, siamo morti. Vado in bagno mentre ci uccide. Poi tra poco terminiamo la live, facciamo l'ultima partita. Eccoci qua. Allora, dai, ultima e via. Ultima e via. Bello sempre Goblin, eh. Goblin è 20 anni che c'è. Ha fatto un saliscendi incredibile e poi si è confermato un ottimo mazzo. Dai, ultima partita della live. E poi ci vediamo domani, ragazzuoli. Vi farò sapere come va il Pauper. Beh, se non si kippa questa, non se ne kippa nessuna, eh. No, siamo contro combo nell'ultima. No, solo un mulligan, forse. Vai. Vai. Elfi. Elfi. Qui avrei voluto uno Shambling Ghast. Abbiamo una Shelly però che lo può fermare un attimo. Ah no, è coso. Non è Elfi, è Monogy Devotion. Quindi in teoria questa... questa Shieldred è forte contro di te. Beh, tante terre abbiamo pescato. In teoria questa Shelly è una bomba contro di te. Vai. E poi magari Monogy Stompi, non è neanche Monogy Devotion. Vediamo. No, penso proprio che sia Monogy Devotion. Toxa gliela facciamo sicuro. Karn e Store the Festival. Karn. The One Ring, direi. Vai. Non attacchiamo. Vai. Vediamo se ho top deck a due terre. Basta lande per caso gioco? Per caso, eh. E basta anche anelli a questo punto. Vai. Beh, cut down lo tengo, tanto me lo milla perché voglio spaccare elfo. Se lui non ha terra in mano già o non la pesca ora, non riesce a fare quella storm in turni brevi. Me l'ha millata, va bene. Terra? Ok, Fast Store the Festival. Se non trova carne siamo vivi. Se trova qualche scombata particolare potremmo già essere morti. Ma in realtà non siamo messi così male. Vediamo cosa gira.
No, non siamo messi così male, dai. Deve andare molto peggio di così. Tra l'altro adesso non può fare una creatura grossa, finché c'è Shelly dentro ci muore, eh. No, peschiamo di anello. Poi mangiamo Store the Festival. Gli mangiamo anche Chiora. Fermi. Allora. Skitter, che si mangia Store the Festival. Questo che gli toglie Chiora. E vai. Vai. Hoppo al top deck. Grazie Yuri per il raid, abbiamo vinto. Grazie Yuri. Il nuovo drop 1 è molto meglio di Gastling. Sì, perché ti scraia. Ti scraia e scraiandoti ti dà un vantaggio molto più specifico. Cioè tu puoi andare a ragionare anche sul turno dopo e non solo su questo turno. E quella roba lì è troppo bella. Quella roba lì è troppo importante in questo historic adesso. È molto meglio quello che fare removal. Quindi sì, è abbastanza importante quella situazione lì. Keep. Ciao Yuri. Anche lei sta pensando al Pauper. Lo gioco stasera, Yuri. Lo gioco stasera. Allora, hop Maliga 5. Facciamo un bel Toxis. Sir Belcher. Sì, Sherry. Togliamo la terra. Ci sta, Yuri. Ci sta. Lui adesso si deve fare 3 danni e fare tesoro e poi noi andiamo a mangiare la spell che fa tesoro o gli mangiamo qualcos'altro. Così lui non può rampare gratis. Se peschiamo, cioè se ripeschiamo la carta che andiamo, beh non lo so però, bisogna, perché comunque noi il tesoro dobbiamo mangiarlo adesso, eh. Sennò lui ci rampa di quello. Fa looting, quindi non ha pescato terra. È carino Psycho, però non è un mazzo su cui scommetterei troppo, eh. È sempre mono black, ce le ha le sue bellezze mono black. Ciao Vane! Non ha pescato terra? Scattato patto, non ha pescato terra. Combat. Disputa buona, tra l'altro, qui. Andiamo a riprenderci Toxis. Alla fine, se lui trova terra, rifà looting, va bene. Sì. No, io non ho montato niente, ho già i mazzi pronti perché ho almeno 15 mazzi in cartaceo di Pauper. Dopo devo sistemarne 2 perché abbiamo i coltellini nuovi da mettere, abbiamo delle robe da aggiungere. E fatto quello siamo a posto, nel senso che poi andiamo direttamente a giocare. Qui faccio questo, eh. Faccio questo perché un danno non cambia niente, ma pescare 2 carte, se una è un Toxis, cambia molto. Bello anche in Knight. Toxis. No, B-Seek si gioca, eh. B-Seek si gioca, sì. Via pezzo di combo. Dentro questo e chiudiamo di Despair. Non potrebbe più vincere, in teoria. Via looting.
Dovevo esserci già quest'anno al Paupergeddon, poi per motivi personali non sono venuto e quindi volentieri, Yuri. Volentieri. Tanto è stato commentato da due miei amici, quindi tanta roba. Sì, certo. Hai tutto il mana che vuoi, Oppo. Quello è stato giocato però, eh. Ah, ti sei perso un po' troppe cose, Vane. Perché si, due delle carte che hai nominato si sono giocate. Continuiamo ad andare a togliere risorse. Speriamo che, che lui non abbia pescato doppio pezzo di combo. Sono 5 danni più 6. Vinta. Se a Pact of Negation muore. Battuto anche Cerbelcher. E siamo a premio? Tra l'altro il rianimino a 5 sta anche alto di prezzo. Vabbè, ma BC costa 4 di quei 4 specifici neri. Se il nero è scarso è normale che si giochi di meno, no? Ti capisco, Nick. Premio! Anche Mono Black torna a premio con questa lista. Il rianimino nero penso che si giochi in una combo perché sta a... Adesso ti dico quanto. Sta alto, eh. Sta alto. Beh, intanto keep. Ah, ma no, è discover combo. Non dovevo kippare. Beh, però c'ho Tuxa. No, ho sbagliato. Allora, no, no, non so se ho sbagliato. Dipende che mano ha lui. Perché se lui non ha la mano giusta, questo più questa e questa, comunque ci tengono in vita. Vediamo. Vai. Allora... Freebooter tanta roba qui. Lui non può farmi removal, no? Non ha mana specifico, quindi dentro. Adesso vi dico a quanto sta quel pezzo lì che era di Wilds of Eldraine singole. Allora, a parte BC The Mirror sta a 20 euro, e già direi che è un buon prezzo. L'altro pezzo nero... Non lo vedo, dov'è il Lich? No, ma l'ho già superato sicuramente. Aspetta però. Mio turno. Combat. Teniamo due mana open sempre. Lui farà il meno 3, meno 3. No, vuole fare la combo già. Vai. L'altro rianimino nero, che è il Lich qualcosa. Conquest of the Lich King, credo. Appraiser. Disputa. Non credo. Lich. Ah no, non sta alto. Perché l'ho visto alto io? No, no, l'altra non sta alta. Chissà come mai l'ho visto alto io. Beh, doppia removal pescata? GG. Sì, quello è vero. Che il fatto che non trovi gioco nelle altre liste è un po' particolare come cosa. Beh, se lui non vince ora, vinciamo noi, no? Sì. Ok.
Combat. Continua a non fare il meno tot, meno tot. Lui non so perché. Io qui ho missato un danno, però devo fargli un danno in più. Ho sbagliato qui. Sì. Qui è il momento della verità. O perdiamo o vinciamo. Vediamo se perdiamo. Molto facile che si perda. Anche perché adesso lui... Ah no, però noi gli facciamo prima questa, quindi in teoria siamo ancora vivi. Si è anche tolto il blocco. Se top decca, top decca, ragazzi. Non ci possiamo fare niente se top decca. Si sa mai. Vai. Top deccato, discover? No. GG per noi. Battuto anche discover. Buono. Battuto anche discover. 6-2. 6-2. Questa live non vuole finire. Buono 6-2. Buono, buono. Buono, buono, buono. Vai. Vai, vai, vai. Il gioco di One Piece è introvabile in Italia praticamente. Cioè, ci sono un sacco di precon in giro, non c'è niente che riguardi invece le bustine. Sono scomparse da tutti. Sono scomparsi proprio da tutti gli scaffali. Rick. Proviamoci. Il dado unbox della terza edizione di negozio, ma non è la terza quella introvabile, no, Scroto? È l'ultima. È quella lì? Perché può venderla a peso d'oro, praticamente. Vai. Ciao, Rick. Non ne ho idea. Ok, perfetto. UV Controls. Allora proviamo a fare vantaggi. Vai. Beh, buono direi, Scroto. Direi molto molto bene, no? Direi che ne sei fiero. Spasser. Se ha purga... è un problema. Se ha purga è un grosso problema. Perché ci toglie anche i tesori. Beh, coltellini tanta roba. Sì, stasera li giochiamo e... non vedo l'ora. Secondo me ci fa una purga gigante lui. Invece no. Allora facciamo. Dovrebbe counterare. No, Orzhov. Orzhov. Provo a fare Orzhov. Via terra. Toxis. Buono. Quindi counter arriva su Toxis qui. Sarebbe stato meglio pescare tipo Invoke Despair. Che qui gliel'avremmo fatta gratis, mannaggia.
Scopriamo Chavratte. Hordes of Blink. Sta pensando se counterare questo. Quindi Avratta se countera questo. E allora vai. Non voglio sprecarne neanche uno. Finché ho io gli aggressori. The One Ring. Male. Molto male The One Ring. Vai. Vincerà di questo The One Ring, Rick. Non lo so se mettiamo Paladino, non credo. Penso che giocherò con il Monarca. Ah, perso. Vabbè, comunque 6. Sti cazzi, 6. Tanta roba con Mono Black adesso. Che poi perso, vediamo. Forse fa Wandering. Se fa Wandering è un casino per noi. Però si tappa fuori. Vediamo, vediamo. Prende i danni? Bomba. Vuol dire che ha Union of the Third Pact. Gli facciamo tirare una vratta qui. No, perché non ha attivato l'abilità? No, errore, qui devi attivare almeno l'abilità, ciampavi uno. Errore, Rick. Errore grave, Rick. Vai. Adesso fa vratta 100-100. E poi noi dobbiamo pescare bene. Authority. Authority e vratta, allora. No, Ratta non sembra esserci, magari c'è Purga. Magari c'è un altro... un'altra Emperor. No, Purga non c'è. Fisso il nostro appuntamento con le terre. Proviamo a fare i danni. Ci sta purtroppo, vai. Qui siamo morti, dai. Qui ormai ci uccide. Tanto la decklist è palesemente la mia. Sì. Figurati se non ha una vratta, un riciclo di anello. Sì, Yuri, un po' l'obiettivo è quello. È dare fastidio a chi giocherà Aura stasera, esatto. Esatto. Farewell. E si è tolto anche l'anello. Morti. Chi è? Ma grazie, Bottu. Grazie, ci vediamo stasera. Dai, Bottu. Dai, Morti male noi, Morti malissimo. Gli regaliamo una vita, non gliene togliamo. Lui ha 1000 risorse. Fine. Vabbè dai, 6 ce lo siamo portati a casa. Alla fine i risultati di quest'oggi sono stati 7-0-6. Non male, 7-0-6. Quindi non male davvero. È stata una gran bella live. Inizio già a ringraziarvi ragazzi. Adesso scendo, vado a preparare i mazzi bene. E poi ci aggiorniamo domani. Ci aggiorniamo domani. Soul Partition. Vabbè, ma come la vinciamo questa? Non vinciamo più.
Basta uno snapcast, non la vinciamo più. Esatto. Glielo dico poi, Sherry, glielo dico. Esatto. Bravo. Bravo. Ci sta proprio. Ci sta. E figurati se non ha counterspell. Figurati. Ok. Fammi vedere cosa giochiamo il turno dopo, allora. Dai, se pesca due concedo, eh. Non lo so, va a random stasera, Scrotto, va a random. Ok, c'è anche un 1-1. Proviamo comunque a fare carne noi. Solo che carne poi andrebbe a 1 se entra. Se ha Wandering va anche a meno. Fine. Gioco, partita incontro per Oppo. Va bene, dai, 6. Buono, 6. Mi è piaciuto. Dai, non è un brutto mazzo questo. È un mazzo che fa il suo, però fa solo quello. Come tutti i mono nero adesso senza orchetto, quindi... È buono davvero. Va bene, Scrotto, ma anche se vuoi venire, tipo, puoi venire, eh. A noi fa solo che piacere. Quindi, ragazzuoli, grazie mille per aver visto questa live. Vi ci vuole molto bene, grazie mille a tutti i nuovi follower, vecchi follower, nuovi sub e vecchi sub. Grazie di cuore a tutti voi che mi avete fatto compagnia. Un abbraccio dal vostro Baina, raidone finale. Buona serata, buon Magic a chi gioca agli FNM, a chi gioca a casual come me. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!